Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video in compagnia di Mr. Crazy dove andremo a vedere il funzionamento del generatore. Cazzo, fammi presentare. Ciao a E tutti. cazzo, se mi fai finire di parlare. Scusate ragazzi, sto con un po' di raffreddore, quindi se mi sentite parlare col naso non è perché sono un minchione, ma perché mi fa male la gola. Io Bene. penso sia la prima opzione. Vabbè, fatti i cazzi tuoi. Bene ragazzi, cominciamo subito a rivedere i pilastri gentilmente consigliati dal canale La Zona del Brutal. Palazzi. I pilastri, minchione. Hai detto i palazzi. Ah, come sei lol. E metterò il suo canale in descrizione. In quanto ragazzi è un bravo youtuber molto divertente, molto bravo a fare i video. Ha 186 mi sembra iscritti. È in forte crescita e questo mi fa piacere in quanto avrà successo. Quindi partiamo subito con il nostro tutorial nel fare il generatore. Ragazzi, come avete visto, io ho fatto qualche modifica, ho messo qualche cosa robaccia in più qua, visto che ho avuto il moltiplicatore, il duplicato, duplicate, vabbè quello che è, per duplicare gli item, ho potuto senza problemi mettere, fare un altro MK e cominciare a duplicare i miei minerali che mi saranno molto utili nel futuro. Ho creato una alloy furnace perché in futuro mi servirà e delle altre fornaci, in questo caso sono di ferro. Bene ragazzi, cominciamo a vedere che dobbiamo craftarci il generatore. Allora, intanto il generatore si parte da mettere una iron furnace sotto, tre refined iron e una recharge, vabbè quello che cazzo è la batteria. Ragazzi, vi avviso che la fornace di ferro si crafta così mettendo dei come quella di fe di normale di del cazzo in bocchio la fornace normale, solo che a posto della cobblestone si deve mettere il ferro. E vi voglio ricordare che la refined iron si deve mettere nel forno e si deve cuocere il ferro normale. Quindi ragazzi, avendo tutti i materiali, in questo caso io il refined iron non ce l'ho. Non so perché, ma non ce l'ho. Dovrei averlo in una delle fornaci perché l'ho messo a cuocere. Ecco qua. Ah, eccoli, Poi, la parte difficile in questo tutorial è questo: è la batteria. Perché la batteria ricorda veramente un crafting della Madonna. Quindi, allora, no, generator, ciao. Battery. Bene. Vedete qua, re battery. Allora, una copper cable del tin che si trova in miniera, non ci sta un crafting, e della redstone che si trova in miniera al centro. Poi ci mettiamo della copper cable che si fa con la rubber e la copper in mezzo, che dovete ovviamente abbrustolire il minerale. Poi la rubber si crafta mettendo nella fornace la sickle resin. Vi si avviso ragazzi che la sickle resin si trova in un particolare albero, dalla ruby si chiama. Vi faccio vedere com'è giusto per... Ah no, dovrei averlo qua, giusto per non farvi rincoglionire, perché lo so che voi siete abbastanza rincoglioniti. Bene. La Philosopher's Stone, nell'ultimo tutorial. Pabam! Vedete questa roba qua? Anche se ragazzi, io vi consiglio di prendere la roba da sopra, perché è da là che vi sarà estratto la resina. Anche se ragazzi, io vi dico che all'inizio anche io ho avuto della difficoltà per trovarli. Quindi state attenti e prendeteli da sopra, almeno per quanto ne so io. E vi uscirà direttamente anche la resina. Bene ragazzi. Non so se è dal lato, però non voglio che rischiate. In questo caso distruggete qua. Fate i vostri. Oh, ci sei tu, Crazy? No, vabbè, ragazzi, è occupato nella masturbazione. Quindi, Ah, no, ci sono. ah, ecco. Allora, mettiamo la resina qua dentro e ci uscirà la rubber. Con la rubber, ragazzi, ci dobbiamo craftare il cazzo in bocchio, il filo della copper. Infatti, se lo mettiamo in questo culo. Allora, MC85, ne voglio metterne un po' extra. Diciamo la voglio triplare. Vediamo un po' che arriva.
Nel frattempo ne prendo un po' e ve la voglio craftare. Un 2, un 2, un 2. Ne craftiamo due giusto per avere due. Craftarci due generatori. Questa non ci serve. I semi non ci servono neanche. Ah no, quelle ne crafta molti. Quindi ragazzi, riandiamo a vedere la batteria come si crafta. Mettiamo così, prendiamo della tinna se ce l'avete, se no ragazzi dovete scavare in miniera. In questo caso mica vi posso fare il tutorial di come si scava, cioè cazzo. Vabbè che vabbè, però. 1, 2, la redstone al centro. Allora, vi ripeto per i minchioni, per chi volesse andare a rivedere il tutorial di come si creava la Energy Collector, basta andare nei miei video e lo dovresti trovare senza problemi. In quanto se non siete ritardati, lo vedrete. Bene, bene, bene. Vediamo un po' quanto abbiamo di questa tin. Vai qua. Sì, ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo. Tre batterie, ragazzi. Hai voglia di farlo. Quindi, avendo questa roba qui, prendiamo le tre batterie, mettiamole qua. Ciao. Un, due, tre. Mettiamo la robaccia. Un, due, tre. Un, due. Mettiamo la robaccia rifinita qua. E sotto ci mettiamo il cazzimbocchio. La fornace. In questo caso io non ce l'ho. Come al solito mi manca un qualcosa. Dio. Dio. Dai, ragazzo. Bene. Vediamo un pochetto. La robaccia rifinita. Che crea l'HV cable. Ragazzi, anche vi voglio ricordare che l'HV cable serve per trasportare l'energia nel cazzimbocchio là, come si chiama, all'AMF e all'MFSU. Però in questo caso io non credo che dal generatore serve questo tipo di trasporto. Quindi la robaccia rifinita che ci mette qua sotto, la fornace e una due pile ricaricabile. Mettiamo un altro po' di queste robacce qui. Oh, ci sei ancora te, bello. Yep. Yep. Che però al solito, come una minchia, non ho il cazzo del capezzimbocchio. Ah, mamma mia, ragazzi, quanto tempo, quanto tempo. Ah, volevo ricordarvi che sto facendo preparando la mia cassa privata per fare la presentazione del mio mondo privato, ovviamente. E di conseguenza ci sto lavorando su, quindi qualsiasi cosa non scassate le palle. Mi hai visto che la mia casa è bellissima. Ho costruito infattamente un impianto di sta minchia là, come si chiama? Un impianto di pannelli solari. Sono passato al verde perché ho contro che la centrale nucleare non mi conviene tanto. Un pollo che non mi serve tanto. Cazzo me ne frega. Allora, generator. Bene ragazzi, i generatori funzionano così, è facile. Con un carbone si riempie la pila. Con un pezzo di carbone, quindi vedete com'è facile. Poi ne potete craftare quanti ne volete una volta saputo come si fa. Per partire dall'energia vi consiglio di partire subito da questo, perché come avete visto è molto semplice, veloce e soprattutto l'energia che fa è abbastanza. Per quanto riguarda il cavo per poter trasportare l'elettricità, dovremo craftarci il cavo della fibra, che si crafta così, ragazzi. Si prende un diamante, se mi ricordo, si mette al centro, si mettono le redstone intorno e si prendono i cubi di vetro che io in questo momento non ho, però non so perché dovrei averle. Dov'è sta roba? Levati cane, mi sta sempre davanti al cazzo sto cane. Altra rubber potrebbe essermi utile. Dove minchia sta? Nel frattempo questa roba qua la rimettiamo a posto, visto? Ha poca utilità, anche se questo me lo tengo. Cazzo, quella sta la roba là. Minchia, se ne starà facendo a miliardi. Mettiamola qua, va, tanto.
mettiamola via anche questa, la torcia via. Nel frattempo mettiamo a duplicare questa. Bene ragazzi, cerchiamo questo cazzo di vetro. Vediamo glass, non ce l'ho. Ehi Chicco, ci sei? È morto. Ci hai rotto il cazzo! Scusami, ogni tanto mi squilla il cervello. Cos'è la pizza che mi sale su? Prendiamo un po' di sabbiuccia. Cocciamone almeno un po', ragazzi, tanto poi alla fine col duplicatore duplichiamo tutto. Anche il numero dei testicoli se vi va. Però quello richiede un punteggio molto alto, di conseguenza molto tempo da aspettare. Quindi per ora dovrebbe andare bene così. Vediamo la roba che potremmo buttare. Non so più che buttare, ragazzi, sapete? Un'indecisione, mamma mia. La polvere d'ossa, tanto non ci serve. Allora, mettiamo a bruciare sta roba qui. Anzi, visto che ci sono nell'occasione. Vabbè, no, non mi vale la pena, non per ora. Vediamo cosa possiamo andare a mettere a bruciare. Vediamo se questa roba. Ah, si può duplicare. Però vi ho visto subito una cosa, ragazzi. Bene. Come vedete, subito si è duplicata senza nessun problema. Perché questo ha un livello EMC molto basso. Anzi, direi bassissimo. Di conseguenza, sapete com'è. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ciao! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Due diamanti al centro, uno mi manca, ti pareva. 1, 2, 1, 2. E abbiamo il nostro bel filo di fibra, la bifibra glass cable, che si mette qua e si collega per i vostri impianti. In questo caso vorrei craftarmi una electric furnace. Electric furnace. Si mette il iron furnace, un circuito elettronico. Bene, bene, bene. Bene, quindi la fornace normale, che io ovviamente non ho. Ah no, ce l'ho, ce l'ho. 1, 2. E il circuito elettronico, dove cazzo sta? Che l'ho craftato. Vi faccio vedere anche come si crafta questa roba qui. Vediamo un poco. R. Che si crafta con la copper cable e la robaccia rifinita in mezzo e intorno alla redstone. Non è molto difficile, però è sempre questa copper che rompe le palle. Quindi mettiamo la fornace elettrica qua. Vedete, si è subito caricata all'istante, direi. Perché vedete, è subito, non perde mai tempo. Io ci metto sempre il carbone, così stiamo sempre tranquilli. Quindi ragazzi, proviamo a cuocere un qualsiasi cosa, tipo proviamo a cuocere della roba qua. Che non si può cuocere, ti pareva. È molto più veloce, non è proprio velocissimo, però è abbastanza. Però ragazzi, non per dirvi niente, ma ci sono questa roba qua che ve la voglio far vedere. Over clock, che fa andare più. Io me la prendo un attimo per farvelo vedere. Vediamo come si crafta. La Coolant Sand, Electronic Circuit. Vabbè, un bel casino, però giusto per farla vedere. Questa robaccia qua che dovrebbe far andare più veloce. Se ve la sapete craftare, siete fortunati. Vedete, è molto più veloce. Oh, mi sa più che ne mettete, mi sa più va veloce. Vedete? Vedete, velocissimo. Quindi sta a voi saperne sfruttare le risorse. Quindi ragazzi, con questo video tutorial è tutto. Saluti da parte di Mr. Godo e Mr. Crazy. Ciao! Ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!